sono i giocatori del Cagliari, una delle squadre più in vista del momento. Abbiamo voluto andarla a scoprire fuori casa, dove finora ha perduto solo 3 volte e contro Inter, Juventus e Napoli. Avversaria questa volta la SPAL, provincia contro provincia. Cominciamo dai momenti che precedono la partita. Questi momenti sono uguali per tutti, assi e comprimari, piccole e grandi squadre. Anche gli spogliatoi sono sempre uguali. Quando si sta qua dentro, la fatica è già cominciata. L'attesa della gara e la tensione che ne deriva contrastano con la necessità di concentrazione. Greatti, cosa pensa in questo momento prima della partita? Beh, un po' di baticuore, come solito, prima di iniziare la partita, poi quando inizia tutto scompare e si gioca la partita senza patemi d'animo. Il pubblico che c'è di là nel campo le fa paura? No, non si sente niente, quando si è dentro non si sente niente. Si cerca solo di vincere e di giocare bene. Il pubblico di casa vostra com'è? Beh, è un po' diverso, è più, si sente più vicino, più affiatato, si sente che è nostro. Senta, lei di dov'è? Sono di Udine. Da quanto tempo gioca nel Cagliari? 4 anni con questo. Con quali squadre ha giocato? Ho fatto 3 anni nella Reggiana, 1 nel Palermo e 3 nella Fiorentina. Questo è l'anno buono? Ma me lo auguro. Riva, cosa sta pensando? Niente, sto cercando di concentrarmi e niente altro. Pensare soprattutto alla partita, basta, cioè solo la partita. Cosa significa concentrarsi? Ossia preparare la partita. Dato che si conoscono già chi sono gli avversari, vedere di poter fare il meglio possibile. Allora lei certe azioni se le prepara prima? No, non è che siano preparate, le azioni vengono in campo, però insomma si cerca di, sì, di prepararla alla meglio, insomma. Pensa di restare ancora nel Cagliari? Questo si terrà a vedere a fine campionato. Beh, dico, ci terrebbe. Beh, per andare via dal Cagliari dovrei andare via e migliorare, altrimenti rimarrei più che volentieri. In quale squadra andrebbe volentieri dovendo andare via dal Cagliari? Beh, guardi lei, per andare via dal Cagliari e migliorare bisognerebbe andare a una squadra di Milano o di Torino. Escludo il Napoli? Anche il Napoli, come no? Lo sa che Laura ha fatto un pensierino su di lei? Beh, ma sai, io non ci faccio molto caso, perché sennò, se no, guardare l'estate scorsa, avrei dovuto riempirmi la testa di pensierini dei dirigenti e presidenti delle altre società. Ma lei non se la monta la testa? Buono, cerco di non montarla. Da cosa dipende il successo della sua squadra? Beh, dall'assieme. La squadra ben affiatata, ormai anche parecchi anni che giochiamo assieme, quindi ha dato il meglio di se stessa proprio quest'anno. Una volta in campo, il nostro personaggio diventa subito l'allenatore. Manlio Scopigno, già studente di filosofia e poi tecnico di calcio a Vicenza e a Bologna prima di Cagliari. Ma di celebrità il Cagliari ne ha anche sul terreno di gioco e specialmente, cosa rara, tra gli attaccanti. A Riva, per esempio, l'ala sinistra che si è già affacciata alla ribalta della nazionale e che nella scorsa campagna acquisti ha tenuto banco più di tutti. Ha il centravanti Boninsegna, un nome nuovo, un cannoniere nuovo. Tra lui e Riva hanno messo a segno finora 17 gol dei 20 che il Cagliari ha realizzato. E poi Greatti, la mezzala che quest'anno ha oscurato Rizzo, e Nenè, il brasiliano di colore che alla Juventus non aveva trovato il suo clima in nessun senso. Che cosa ha fatto Reginato? Ha preso una ginocchiata nella schiena. Ma adesso vediamo, sembra che ce la faccia. Ha preso forte la botta, so. La Spagna è una squadra che si muove bene, molto veloce. Sa, poi c'è sempre il Massei che gioca proprio bene. Hai Claudio! Attento Claudio che scivoli, eh! Aspettati bene, allargati!
porta. Andre, si muova. E Reginato non ce la fa più a stare in porta, adesso entra Matra. Sarà molto freddo, ma pazienza. È freddo con questo tempo a stare così fermi. Si tenga in movimento Matra che fa un freddo. Matre, si tenga in movimento che fa freddo, sa. Ha fatto riprendere il gioco, ha chiesto la sostituzione. Ah, Matre, entra in campo! Matre! Sì, no, adesso non capisco più niente. Questa sostituzione ha fatto riprendere il gioco. È entrato così a freddo, vediamo bene, no? Che finisca il tempo, poi si riscalda bene. Il primo tempo è finito. Torniamo anche noi negli spogliatoi. Vogliamo farvi conoscere, insieme ai giocatori del Cagliari, che cos'è l'intervallo di una partita. Sì, no, io lo vendi là, tu mi hai tagliato di mezzo di Nenè. Lo so, no, fa la scelta. Perché siamo andati tutti e due, io con la punta ho tirato, lui ha trovato la punta mia della scarpa su che è andato giù. Ma sulla linea, perché? Sulla linea, ho messo il piede sulla palla. È una bocca, certo. Fuori, pallone, gamba, si fa il pallo alla terra. Sì, no, non so cos'è. La confusione, è una piada molto forte. Adesso mi ha fatto una gran porre, se lo posterò. No, è che la botta è qui, una parte che non c'è mica niente. Non ho preso botta, se mi ha fatto inarcare. Ma io c'è l'altro? No, adesso. Cosa in ma scivola. Dopo quando potevi darla, non l'hai data. Scivola. C'è il terreno molto. Italia le gambe. Ascolta, ascolta, perché mi hai messo il piede sulla mia gamba quando sto saltando? Perché un po' mi hai spinto. Pensa che se lo spingi ero sopra il pallone. Claudio, guardi lì. Come? Devi stare più largo sulla posizione. Lo potevo prendere quei palloni, che è stato abbassato, che mi ha spinto avanti, c'era. Lui mi ha spinto, che aveva Boni davanti a me. Ma era due tocchi, dopo che il Gretti mi ha detto. Se parti da lontano sono tutte tue quelle palle lì. Sei alto come una casa, stai là. Ci arrivi sempre, Claudio, ci arrivi sempre. Perché passa il tempo lì, Claudio. Quanto ha dato lui la punizione in cielo, secondo te? Perché ti hanno. No, perché ti hanno andato battuto fuori, cioè ti hanno dato la spinta. Sei andato addosso al Bobo. Ma c'è la chiave. Il gioco sta cambiando? Sì, noi abbiamo preso il sopravvento, diciamo, no? Abbiamo creato qualche occasione da rete, ma ha fatto due bellissime parate il portiere della Spagna e uno l'abbiamo sbagliato noi, no? Sai, questo terreno capita. È un momento pericoloso della partita, o facciamo gol o diventa un pasticcio. Beh, è il momento cruciale? Eh sì, e abbiamo preso il sopravvento proprio in tutti i settori. La Spagna arranca un po'. Stiamo giocando, direi, bene proprio. Calma! Anche tu, Sam. È tuo, Mario, non ti preoccupare. Aspetta, fa spostare Gigi. Claudio! Claudio! Matri ha preso un colpo anche lui, siamo l'eccidio dei portieri. Finisce 0-0. I giornali scriveranno: può accadere che anche uno 0-0 sia pieno di gioco. E in questo è implicito un elogio anche alla Spal. Adesso cominciano anche per voi i momenti che più conoscete, che più avete visto, quelli del dopo partita.
Tutto, come al solito, ridiventa apparentemente uguale, anche se vale il luogo comune che ogni partita fa storia a sé. Cosa ha fatto Matrel? Quando mi sono tuffato ho battuto la testa per terra, me la sono piegata in avanti e adesso ho sentito crack. Guarda un po' duro per piacere, che mi fa un male tremendo. Porco giuda. Che male. Guarda, guarda. Qua proprio sull'osso. Sì, sì, proprio lì. Fai piano, vai, non piegarla, scaldala un po' piuttosto perché sono gelato. Com'è andata, Boninsegna? Dio, noi siamo venuti qua per portare a casa qualcosa, siamo riusciti a portare a casa un pareggio, si è andata abbastanza bene. Io sono contento. In provincia di più non si può fare. Dio, contro una squadra così, insomma, una squadra competitiva, visto, hanno picchiato, insomma, hanno fatto il loro dovere, forse fin troppo. Comunque è anche un terreno fangoso, era ghiacciato, nel secondo tempo si vede che il sole ha mollato un po' e si scivolava. Si sente molto stanco? Abbastanza, comunque in complesso sono contento, mi ha portato io un pareggio, per me va bene. Lei dove è nato? A Mantova, qua a 80 km. Ha giocato nel Mantova? No, non ho giocato, ho giocato in una squadretta lì. Poi sono andato direttamente all'Inter, avevo 15 anni. Come mai nell'Inter non l'hanno comprata? Non lo so, forse, non so se non mi abbia capito. Comunque all'Inter non ho mai avuto, insomma, così la prova per poter giocare insieme a quelli della prima squadra. Ho sempre viaggiato nelle riserve e qualche partita così con le... Ho fatto qualche partita in Coppa delle Alpi, ma oltre mai. Sono stato convocato una volta, 3 anni fa, l'ultimo anno che ero all'Inter, ma dovevo giocare al posto di Giacomo quando aveva la mano ingessata. Poi all'ultimo momento Herrera ha deciso di far giocare Di Giacomo. E così io sono rimasto in tribuna. Quella è stata l'unica occasione che mi si era presentato di giocare nell'Inter. Sarà molto contento adesso Herrera vedendo come lei gioca. Oddio, questo non dipende da me a giudicare. Comunque io sono contento ugualmente. Fa un po' parte della sua rivincita. Oddio, se questa è una rivincita, così sia. Quanti anni ha? Io 23. Adesso avete praticamente 2 partite in casa. Sì, abbiamo 2 partite in casa. L'ultima del giovedì d'andata con il Brescia, è stata una partita difficile, comunque giochiamo a Cagliari, e la prima del ritorno con il Lecco. Cosa ci può dire del problema dei viaggi del Cagliari? Le trasferte è un punto di disagio per il Cagliari. Siamo obbligati a stare sempre 15 giorni fuori casa, insomma. Quindi speriamo il prossimo anno di fare una partita in casa e una fuori, tanto più che abbiamo l'aereo, no? Quindi è molto comodo rientrare subito. Come no? Sì, è andato in ospedale, adesso sentiamo l'esito, insomma, della visita. No, sta in ospedale in osservazione. Ha preso un colpo forte. La partita sta in pare vivace, no? Abbastanza. Terreno difficile. Terreno difficile. Rigore.